La maggior parte delle persone che stanno ascoltando questo podcast hanno il 55-60% del loro vero stato di benessere. Già, farai fallire le grandi case farmaceutiche. Non so se voglio dirlo davanti alle telecamere. Se i dottori, le grandi fabbriche farmaceutiche, non vogliono che le persone smettano di prendere medicinali, significa che non vogliono davvero migliorare la situazione. Voglio dire, l'obiettivo non è medicare. Mi sono laureato in biologia. I miei diplomi post laurea sono in biologia umana, il che significa che ho studiato solamente la biologia dell'essere umano. Fisiologia umana, anatomia umana, neurochimica umana, e per 20 anni sono stato un esperto di mortalità per il settore assicurativo e durante quel periodo ho letto quantità voluminose di cartelle cliniche. Prendevamo queste cartelle cliniche e calcolavamo quanti anni e mesi di vita rimanevano alle persone. Quando lo racconto la gente mi dice: non c'è modo di prevedere la mortalità. Beh, se non pensi che prevedere la mortalità sia un'industria, allora non credi nelle rendite, nelle assicurazioni sulla vita, nei mutui inversi. Una cosa che le compagnie di assicurazione hanno e che nessun altro istituto ha è che la compagnia di assicurazione conosce il giorno, la data, l'ora e il luogo e la causa di morte di ogni singola persona per la quale pagano l'assicurazione sulla morte. Il tuo cardiologo queste cose non le sa. Se io fossi il tuo cardiologo e ti mettessi uno stent nel cuore e tu lasciassi il mio studio, non saprei se sei stato investito da un autobus la settimana successiva o sei morto di malattie cardiovascolari. Invece loro tengono traccia di questi dati e poi li misurano accuratamente in modo da poter calcolare l'aspettativa di vita. Se dovessi riassumere i miei 20 anni di carriera nel predire la mortalità in una singola frase, la frase sarebbe questa: la presenza di ossigeno e l'assenza di malattie. Non abbiamo trovato un singolo percorso patologico, quello che viene chiamato un passaggio eziologico, non uno che non abbia le sue radici nella mancanza di ossigeno nel sangue. L'Alzheimer inizia in un ambiente ipossico. Ogni essere umano muore della stessa cosa. Tutti lasciamo questa terra allo stesso modo. La definizione di morte è ipossia, mancanza di ossigeno nel sangue. Solo che tendiamo a pensarlo come un evento: uno sparo, un infarto, un ictus. Certo, certo. Ma la verità è che l'ipossia è prevedibile. Se gestisci male l'ossigeno, più velocemente acceleri verso la tomba. Se lo gestisci bene, più lentamente avanzi verso la tomba. Diabete di tipo 2, aumento di peso, ritenzione idrica, squilibrio ormonale, nebbia cerebrale. A causa della mancanza di ossigeno? Sì, privazione di ossigeno. Allora, quanto ossigeno stiamo ricevendo qui in questo momento? 21%. Ma quel 21% va bene, la domanda è: ne stai ricevendo abbastanza e sta arrivando ai tuoi tessuti? È per questo che usiamo questo sistema Hypermax, ICO, esercizio con ossigenoterapia. 10 minuti al giorno, indossi una maschera al 95% di ossigeno, respiri il 95% di ossigeno sotto tipo questo cosa? Esercizio una leggero. Bicicletta? Sì, una delle bicicletta, fasce. Delle fasce elastiche, qualsiasi cosa per aumentare leggermente la frequenza cardiaca mentre respiri con l'ossigeno. E in questo modo l'ossigeno penetra i tuoi tessuti. Vedi, abbiamo bisogno di ossigeno per far funzionare ogni singola cellula. La cellula funziona con l'ossigeno. Se non metti l'ossigeno in una cellula, invece di metterlo, può ancora funzionare. Solamente che crea 2 unità di energia contro 32 unità di energia. Una cellula è 16 volte più efficiente in presenza di ossigeno. Si chiama produzione di ATP. Ci sono moltissimi studi di ricerca che dimostrano che quando si aumenta la quantità di ossigeno nell'aria che si respira per un breve periodo di tempo durante l'esercizio, si riparano le arterie, si riparano i capillari e l'ossigeno arriva ai tessuti. Come ho detto, quando metti ossigeno in una cellula è 16 volte più efficiente. Quante cellule ho, prima di tutto? 32 trilioni. 32 trilioni? E hai 110 trilioni di mitocondri in quelle cellule. Vedi, il tuo corpo non è alimentato dal cibo che mangi, dall'aria che respiri o dai nutrienti che assumi, è alimentato da una fonte che si chiama ATP. Quindi, alla fine, tutta questa roba diventa ATP, adenosina trifosfato. Questo alimenta un essere umano. Questa piccola sostanza chiamata ATP viene prodotta all'interno della cellula. All'interno della cellula c'è un piccolo organo chiamato mitocondrio. Questa è la centrale elettrica della tua cellula, ne hai 110 trilioni nel tuo corpo. Il 10% del tuo peso corporeo è costituito dai mitocondri. Questo mitocondrio ha un piccolo motore che gira e ogni volta che quel motore fa un giro ha 2 scelte. Può creare 2 unità di energia, 2 ATP, o creare 32 unità di energia, 32 ATP.
Quindi la differenza tra 2 ATP e 32, 16 volte, è che l'ossigeno è entrato o meno in quella cellula. Quindi cosa succede quando quella cellula spinge 16 volte in più? Se la cellula ha un'energia 16 volte maggiore, può eliminare le scorie, riparare, disintossicare, dividere. Quindi ora quella cellula... Mi sentirò meglio? Sì, certamente. Ti sentirai più consapevole, più sveglio. Noti che il sonno e le onde delta iniziano ad approfondirsi. Noterai che la digestione migliora, noterai lucidità mentale, migliorerai il tuo umore, il tuo stato emotivo. Che cos'è uno stato d'animo, uno stato emotivo? Uno stato d'animo non è altro che... Un insieme di neurotrasmettitori legati all'ossigeno. Ti sei mai chiesto perché non ti svegli mai ridendo? Perché non hai lo stato ossidativo per svegliarti ridendo. Non ti sei mai svegliato ridendo e nessun essere umano l'ha mai fatto. Ma puoi svegliarti arrabbiato? Sì, perché l'emozione della rabbia non ha bisogno di ossigeno. Puoi essere in un sonno profondo, io potrei pizzicarti. Potresti svegliarti arrabbiato all'istante. Sì, certo. Ma se voglio farti ridere, non posso svegliarti e farti ridere subito. Devi prima svegliarti, devi respirare. L'ossigeno fa parte della struttura molecolare delle emozioni elevate. Le persone che non possono essere appassionate, euforiche, gioiose, non eccitate, riesco. Gasate, entusiaste, non hanno l'ossigeno per raggiungere quello stato emotivo. Un altro fattore che analizza e di cui parla Gary Brecca è l'alcalinità. Il termine alcalino si riferisce a una sostanza che ha un pH superiore a 7 sulla scala di pH, che va da 0 a 14. Un pH di 7 è considerato neutro, mentre un pH inferiore a 7 indica una sostanza acida. Perciò un ambiente o una soluzione alcalina avrà un pH superiore a 7. L'alcalinità è una misura della capacità di una soluzione di neutralizzare gli acidi. L'opposto dell'alcalinità è l'acidità. Le soluzioni acide hanno un pH inferiore a 7 e contengono un'elevata concentrazione di ioni idrogeno, H+. L'acidità e l'alcalinità sono due estremi opposti dello spettro pH e rappresentano le caratteristiche chimiche di una soluzione. Man mano che ti avvicini al lato alcalino dello spettro, se diventi meno acido e più alcalino, ogni funzione del tuo corpo migliora. Quindi la Coca-Cola sarebbe acida? Terribile. Acqua frizzante? Sì. Qualsiasi alcol è acido, giusto? L'alcol ti rende acido, i postumi dalla sbornia che hai il giorno dopo sono dovuti all'acidità. Non lo sapevo. Ecco perché se indossi quella maschera per l'ossigeno e respiri ossigeno per 10 minuti recuperi velocemente dalla sbornia. Cos'altro mi renderebbe acido? Uno dei motivi principali per cui diventiamo acidi è perché abbiamo perso il contatto con la terra. Non siamo più radicati sulla terra. Pensa all'ultima volta che hai toccato la terra con i piedi, o la sabbia, o l'erba. Noi non la tocchiamo più. La terra ha un campo magnetico, arriva solo a 17 metri in aria, quindi una volta che sei sopra i 17 metri sei fuori dal campo magnetico terrestre. Ma quando tocchi la terra, ti scarichi nella terra, ti scarichi proprio. Perciò, quando tocchiamo la superficie della terra, quando ci mettiamo a terra, letteralmente ci scarichiamo e diventiamo più alcalini. È per questo che alla gente piace così tanto stare al mare? E ti senti bene perché sei a contatto con gli ioni nell'aria e sei a contatto con il suolo, ti scarichi, diventi alcalino. Hai effettivamente certo. Eliminato la scarica dal corpo. Non c'è un singolo composto noto all'umanità, nemmeno uno, che entri nel corpo umano e rimanga nella forma con cui è entrato. Tutto ciò che entra nel corpo viene convertito. Io uso sempre l'analogia che estraiamo petrolio grezzo dal terreno, ma non puoi mettere del petrolio grezzo nel tuo serbatoio di benzina, deve essere prima raffinato. Il corpo umano funziona così. Mangi un pezzo di pollo? Non è il pollo che ti alimenta, ma sono gli aminoacidi scomposti all'interno del pollo. Quindi alcuni dei cibi che mangio, se li sto convertendo, per esempio se mangio un pezzo di pane, perché quel pezzo di pane e alcune delle patatine che mangio mi fanno venire voglia di fare un pisolino? Perché hai una mutazione genetica chiamata MTHFR e questo non ti permette di prendere l'acido folico e quindi di convertirlo nella forma utilizzabile. E l'acido folico non è naturale? Esatto, non puoi trovarlo da nessuna parte. Ma è quasi in ogni prodotto? Sì, produciamo l'acido folico in laboratorio. Lo mettiamo nei cereali, nel riso, nel pane, nella pasta, nella farina bianca. È dappertutto, tutto il grano ha acido folico. Quindi il problema non è la pasta? La pasta non è il problema, è l'acido folico che viene spruzzato sulla pasta. Sai, viene spruzzato sui cereali, poi sulla farina bianca.
cerca le parole fortificato o arricchito. Pensavo che fortificato mi facesse bene. No, fortificato è terribile per te. Se dicessimo spruzzato con la sostanza di acido folico, tra fortificato e arricchito, quale sceglieresti? Ed è per questo che le diete non influenzano il tuo umore, il tuo stato emotivo, il tuo ADD, il tuo ADHD. Per perdere peso. Le diete potrebbero farti perdere del peso, ma non stanno migliorando la tua salute mentale. Ora sto guardando questo Deep River Snack. Okay. Questo è fortificato? No, ma contiene olio di semi, che è altamente dannoso. Perché viene effettuato un processo dove viene preso l'olio dal seme, che viene riscaldato a più di 450 gradi, il che lo rende rancido, e poi devono effettivamente sbiancarlo per renderlo trasparente. E dopodiché ci mettono un deodorante per uccidere l'odore, perché appunto l'olio è rancido. Fondamentalmente stai mettendo olio tossico e rancido nel tuo corpo quando li mangi. L'olio di semi è una delle cose peggiori. Abbiamo accettato una tale erosione del nostro senso di normalità di base. Abbiamo accettato la nebbia cerebrale, i dolori articolari, il sonno scarso, la scarsa energia di veglia, il rallentamento cognitivo, la mancanza di risposte all'esercizio, l'aumento di peso e ritenzione idrica. Nessuno di noi dovrebbe accettarlo. E andare in giro in quello stato, gli esseri umani sono destinati a prosperare. Penso che una delle cose più trascurate in tutta la medicina moderna sia che non studiamo più gli esseri umani. Ci siamo allontanati dallo studio della fisiologia, della biologia umana, a capire come funzionano gli esseri umani. Allora poniamoci la domanda: cosa può mancare a questo corpo che gli impedisce di funzionare in modo ottimale?